Ragazzi, che puntata, ragazzi, puntata 17, eh? Era il mio numero fortunato, ma voi non potete capire 3 ore che stiamo provando qua dal Parco Ronzina. Guardate chi siamo. Esatto, va l'audio, vai, quindi ci siamo in diretta. Scusate il rientro e poi riusciremo anche magari ad abbassarlo questo, speriamo. Vai. Ma ce l'abbiamo fatta. Scusate, allora dovete sapere, innanzitutto ricominciamo e facciamo gli onori di casa. Igor Pasini. Ok, ciao a tutti. Allora, io non so chiunque di voi sia collegato, un bacio a tutti. Siamo tutti un po' con i capelli dritti perché appunto quassù c'è anche un problema di linea, di ADSL, avevamo paura non andasse. In realtà poi è successo di ogni, è Sì, saltata quella è la... l'ultima delle cose, il problema Esatto. di linea. È saltata la scheda audio, tutto. Però io sono fiera di essere qui per la 17ª puntata di Country Live in diretta, addirittura dal Country Road del Parco Lanzina. Grazie a tutti voi che vi siete collegati. Igor! Ecco, siamo pronti. Che fatica è stata! Allora, di solito quando si fanno le dirette, un po' prima ci si prepara che domande facciamo, così tanto per vedere cosa può interessare di più. No, non abbiamo fatto niente, perciò quello che arriva, arriva. Non c'è stato tempo di fare le domande scritte, quindi intanto guardiamo se va tutto bene e io vi lascio con il nostro primo speciale perché poi parleremo di questo. A voi! Siamo arrivati al bel festival, vi ricordo Parco Lonzina, Torreglia, Padova. La prima cosa che incontrate è questo bellissimo gazebo, non si dice gazebo, dove c'è questa splendida ragazza che si chiama Barbara, che è un po' l'organizzatrice di tutto a fianco al grande, mitico Igor Pasin, non possiamo dimenticarlo. Barbara, innanzitutto, da dove nasce l'idea del Ciao, bel sono festival? Perché siamo giunti alla sesta edizione, direi. Allora, il Bestial Festival è nato nel 2012. La prima edizione è stata fatta in un periodo in cui c'era un po' di confusione sulle piste da ballo, c'erano tanti gruppi diversi che iniziavano un po' a seguire l'andamento del country da gara, diciamo, quindi con delle movenze un pochino più articolate. sì, coinvolgenti tutto il corpo, quindi questa espressione con anche i bracci e tutto quanto, che non era una cosa che rispecchiava molto la nostra idea di ballo country legato alla cultura del cowboy, una tradizione western, un immaginario anche di magari quest'uomo o donna, anche così un pochino grezzo, anche diciamo in senso buono, magari con la mano appoggiata la fibbia, la cintura, ed è per questo che abbiamo scelto il nome Bell Festival, visto che Bell in inglese significa proprio cintura. E allora abbiamo pensato che potesse dare anche proprio un'immagine anche quasi visiva dell'idea che c'era così alla base di tutto quanto. D'incontro
aspettato per un anno, da un anno all'altro, da tante persone. E siamo qua, abbiamo appena ascoltato questo bellissimo speciale dedicato al Belt Festival. Scusate, abbiamo 50.000 video, non sappiamo da che parte guardare. Io chiedo innanzitutto scusa a voi se per caso la linea va a tratti, perché appunto siamo qua in questo splendido Parco Lonzina sul Colle Euganeo a Torreglie, Padova, e quindi dai, magari non prende bene, però avevo piacere di fare una diretta assieme al grande Igor Pasin, che è qui con me, e io saluto molto disperato, ti dirò. E io per ovviamente omaggiare, saluto tutti i ragazzi che si sono collegati in diretta con noi, saluto Flavia Segalini, Claudio Menghi e tutte le altre persone che si stanno collegando, anche Lillo Band, un bacio grandissimo. E volevo parlare con Igor di una cosa bellissima, adesso appena vi dico il titolo voi vi illuminerete, però volevo partire con il Belt Festival, perché direi che è l'evento che un po' ti identifica, no? Sì, diciamo che è l'evento più grosso che organizziamo qui al Parco Lonzina, che è iniziato in altri posti e è un po' l'evento che raggruppa il tipo di canto che stiamo portando avanti, diciamo. Allora, prima di passare al secondo speciale, perché ho preparato degli speciali tutti dedicati al Bel Festival, ci sarà anche un'intervista carinissima di Monica e Vincenzo De Nameles, se riesco appunto a trasmetterla, perché qui la linea è quella che è. Io faccio una domanda a Igor, come vi avevo anticipato adesso, e dico: two step. Ok. L'ho congelato. Two step. Vai. Ok. Beh, ci sarebbe una marea di cose da dire. Da dire. Sì. Innanzitutto saluta subito Vincenzo, che si è collegato in questo momento. Vincenzo De Lameles. Ciao Vincenzo. L'abbiamo detto. La scorsa era qui. Dopo Vincenzo c'è la tua intervista con Monica. Allora, two step. Two step. Ci sono tanti modi, come dico, per poter ballare la line dance. E questo vale anche per il two step, magari meno sentito perché comunque il ballo è meno diffuso, però anche quello lo si può vivere in maniere diverse. Io lo ballo da 30 anni, anzi il primo ballo che ho imparato è stato proprio il two step, che per 5-6 anni, finché ero in caserma, era la punta di diamante di quello che era il country ascoltato e ballato. E io porto ancora avanti quello che mi è stato tramandato attraverso la conoscenza dei Marines, penso quello più sentito a livello emotivo, ed è molto diverso da quello che in realtà si è evoluto, si è espanso qui in Europa. Niente, perciò ci sono queste diversità tra i two step. Non so cosa dire. In America ci sono tanti stati, in tutti questi stati la musica si è evoluta in maniera diversa e con essa anche il ballo che lo seguiva. Il two step veniva ballato, identificato in tre modi in Texas, in altri due in Arizona, gli altri non li ho conosciuti, comunque ce n'è uno all'incirca per ogni stato. Quello che io porto avanti non è il Texas two step, viene chiamato Texas two step per dargli una identificazione diversa, perché la posizione della mano sopra la spalla si chiama Texas closed, cioè chiusura texana. Però ce ne sono tanti di tipologie di ballare con quella posizione. E ce n'è tanto da dire, quindi, Allora, io sicuramente ruberò qualche immagine al nostro magico Igor Pasin, perché così parleremo anche di two step e vi farò anche vedere come funziona, perché tu fai anche dei corsi. Però prima di passare al secondo speciale, che io ho preparato questa mattina appositamente per te e per i ragazzi che ci seguono, sempre dedicato ovviamente al Belt Festival, perché era l'ultimo che ho vissuto, saluto i ragazzi che si collegano in questo momento. Stefano De Cristi Bulls, ci sei anche tu dopo, quindi rimani sintonizzato. Ti volevo chiedere che stai preparando un altro evento grosso, mi dicevi prima. Beh, no, non è che sto preparando un altro evento. Vai. Però per quanto riguarda il two step farò un corso a Sissa, provincia di Parma, da un locale dove andrò il 9 febbraio, e dalle 8:30 alle 9:30 ci sarà questa ora di two step, che di solito viene tenuta da Luca Quintavalla, che è un altro maestro, e mi ha chiesto appunto di far vedere un'altra tipologia di two step, dove non solo farò vedere alcune differenze pratiche, ma parlerò anche un po' a livello teorico di queste differenze. Perciò può essere un altro punto
per chi vuole avere qualche informazione in più, venire a questa festa e frequentare appunto questo corso. Per cui mentre vi aspettiamo tutti a Parma, giusto? A Sissa. Esatto. A Sissa di Parma per imparare questo two step, il giorno, lo sai? Allora, aspetta che guardiamo perché io sono preparatissimo. Il giorno è il 9 febbraio. Il giorno è il 9 febbraio, vi aspettiamo a Sissa, ma ci sono York, indicazioni. New York Disco Bar. New York Disco Bar. C'è l'evento su Facebook che è intitolato Igor Pasin Country Night al New York. Perfetto, mentre vi aspetta tutti là, ma prima io vi porto di nuovo con me al Belt Festival e vi faccio rivivere con me un po' delle emozioni che ho vissuto nel registrare questi spaccati. Lui non li ha neanche visti, perché lui da organizzatore era steso dietro un bancone dalla disperazione, perché mi ricordo che quel Belt Festival è successo di tutto, ma Stefano dei Crazy Bulls, che è collegato e mi dice eccomi, sono qua incollato allo schermo, lo sa perché era uno di quelli che ha spalato il camion la mattina, ma non dico nulla, signori! Ha spalato il camion. Belt Festival, seconda parte. Qui al Belt Festival si viene e si fa cosa? Si balla, si mangia, si ascolta musica. Beh, si balla tanto, perché comunque sanno che si ballerà tanto e vengono preparati e carichi e si sta insieme, perché comunque ci si incontra, perché essendo così lontani, adesso ci sono tanti eventi, al tempo ce n'erano veramente pochi durante l'anno, adesso ce ne tantissimi anche di questo genere, rimarranno sempre diversi per via delle persone, insomma, che fanno un po' la differenza. E adesso insomma rimane un punto di incontro per vedersi, stare insieme quei giorni in un posto che comunque è una location particolare, anche molto, molto a tema, molto giusta secondo me per queste cose qui. Poi ci sono delle cose tipo il concorso di coreografie nuove al sabato, che comunque è un'occasione bella per vedere questi amici che provano a fare qualcosa di nuovo insieme, che è sempre qualcosa di emozionante da vedere, o proprio per cimentarsi magari anche per la prima volta, mettersi alla prova in qualcosa che si pensava di non poter neanche fare, invece si tutti possono fermare, devono poter fare. Sì, c'è tanta gente che se ne porta a casa e si fanno i quadretti con tutti i vari dollari dei vari anni. E ce l'abbiamo fatta, scusate, dopo questo bellissimo spaccato di Belt Festival, perché stavamo rispondendo, si parlava delle camionate di acqua, di ghiaia, di tutto. Allora dimmi cos'è successo e poi dopo parliamo di altre cose, vai. Cos'è successo? Il venerdì sera alle ore 18, 19, che era l'apertura del Belt Festival, è venuto giù il finimondo, ci sono una grandine grande come un pugno della mano, infatti ci sono stati abbastanza problemi con le macchine, vetri rotti, gli oblò dei camper e così via. E più è che è stata un'ora di acqua scrosciante a non finire, che ha creato un bel po' di problemi. Noi ne siamo abituati con il Belt, perché è successo qualcosa. E comunque in questo caso è stata abbastanza rilevante la problematica. Io ero riuscito a ripararmi sotto gli stand del mercatino dove c'erano tutti quanti, cioè i capannoni dove c'erano tutti gli stand dove si vendeva oggettistica country, e là c'erano quei 10-15 cm di acqua che andavano dappertutto, c'erano tutti i ragazzi con gli stand che tiravano sulla roba cercando di ripararla e via dicendo. Si era creato una fanghiglia importante, diciamo così, un po' dappertutto, specialmente anche sotto
il tendone degli spettacoli. Perciò questo teatro tenda, la pista era rialzata, perciò non ho avuto problemi, ma dove bisognava sedersi era tutto fango, non si poteva proprio né camminare di niente. Uno ci ha provato, ci ha lasciato la stivale. Oh signore benedetto! Insomma, abbiamo dovuto ripiegare venerdì sera e siamo entrati tutti al Country Road, al locale, quello era riparato, però non ci si stava perché era veramente troppa gente. In più c'era anche uno stage alle 10:30 di sera, ma siamo riusciti a creare un passaggio per arrivare al Teatro Tenda. Vabbè, siamo riusciti a salvare un po' il venerdì, anche perché il venerdì erano 700 le persone presenti, non erano tantissime come quelle che si presupponeva arrivassero il sabato. Però tutti erano preoccupati, e domani cosa facciamo? Cioè, il programma prevedeva spettacoli in una pista, in un'altra, il mangiare era sui tavoli all'esterno, comunque al coperto, però era abbastanza impraticabile, specialmente la zona quella principale. Di notte dovevo scegliere, spendiamo qualche migliaia di euro per comprare ghiaia, il camion e quant'altro, e con il punto di domanda non si sapeva se funzionava, riuscire a coprire tutto questo fango con la ghiaia. Insomma, alle 3 di mattina sono riuscito a trovare una ditta che mi potesse portare grande Ginetto, fra parentesi Sara Albanese, che si è collegata in questo momento, la saluto, la nostra magica Ciao, rossa, come la definisco io, dice la nostra auto porta il belt sempre con sé, confermo, noi eravamo quelli dentro gli stand. E quindi con questo Esatto, siamo riusciti a organizzare. Alle 4 di mattina l'azienda si è messa in moto, è andata a prendere la ghiaia, quel tipo di ghiaia che ci serviva. Alle 7 di mattina sono arrivati e vedendo l'ambaradaglio, il rumore, c'erano i ragazzi che dormivano in camper, quindi in tenda, hanno sentito il rumore dei camion che arrivavano. E un po' alla volta, dalle 7 di mattina, la gente si alzava, veniva a vedere cosa succedeva, guardava, prendeva paura, si tirava sulle maniche, gente che neanche conosceva, prendeva badile, pala e tutto quanto, e hanno iniziato a darmi una mano a portare la ghiaia su tutta quella parte di terreno che era piena di fango, che serviva per poter creare il contorno allo spettacolo. Siamo andati avanti fino all'una di sabato pomeriggio abbiamo finito. Sono arrivati 3 camion di ghiaia e si saranno dato il cambio circa una settantina di persone per lavorare e creare questa situazione. Tanto che poi non ho idea di quanti si siano messi a darci una mano, perché ero preoccupato, indaffarato nel fare sì che le cose potessero girare e funzionare. Però c'era chi ha vissuto l'avventura in una maniera molto intensa, molto forte, e proprio la partecipazione di tutta la gente che c'è stata, c'era anche chi magari faceva il tifo vedendo le gare che si erano create a portare la ghiaia. Ma infatti qui c'è Stefano Big Ben Bandini che dice: dopo 7-8 cariole ero già fuori uso. Ma certo, cioè voglio dire, poi abbiamo anche una certa età, Sandra e ragazzini, però è stato un bel festival coi fiocchi, perché alla fine di tutto nella disgrazia ha unito tantissimo il gruppo e si è creato ancora più avvicinamento tra le persone che si sono conosciute. Poi abbiamo dovuto insieme per festeggiare la fine lavori e avanti, ma anche nel momento quando vedevi qualcuno che continuava, sebbene stava sudando, vedevi che gli mancavano le forze, arrivava gente a chiedere il cambio, a dire dai, riposati, adesso tocca a me, e dice è stata nella disgrazia invece è venuto fuori un qualcosa che ha legato molto di più il gruppo, che lo si può chiamare country, lo chiamo essere umano, perché c'è dappertutto questa cosa, nelle sue categorie, nelle sue fasi, però è l'essere umano che alla fine viene fuori e crea questa disponibilità e questo valore interno. Che meraviglia, bellissimo questo bel festival. Allora io vi confesso che sono arrivata nel pomeriggio del sabato e non si vedeva nulla, e tutti dicevano ma era allagato, non si vedeva nulla. Infatti vedete gli speciali che vi ho fatto già vedere, 2 ne ho preparati, altri 2 per farvi vedere un po' che io ho girato come al solito con la mia telecamera, rubo frammenti, e c'è anche la parte del merchandising, dopo ti farò vedere, e non si vedeva assolutamente nulla. Allora adesso lascio un attimo fermo Igor Pasin, perché siamo al momento, sarei qui a parlare per delle ore, ma siamo al momento ufficiale, lo sapete, a metà puntata circa, con la nostra magica rossa, che peraltro si è collegata e che ci regala un altro frammento della sua incredibile cultura con l'ottava freccia. Quindi io vi lascio con Sara Albanese, ma dopo torniamo subito. Posso sempre dare un consiglio? Sì.
Sara vi parlerà di questa cultura dei nativi americani. È sempre stata una mia passione, però non ho mai potuto approfondire se non sporadicamente. Seguitela perché è veramente meritevole. Grande Sara, brava. Che cari, non dico altro, Sara Albanese, per tutti voi. Ciao Tiziana, un saluto come sempre a tutti gli amici di Country Live. Ci tengo a aprire ringraziando in modo particolare tutte le persone che seguono l'Ottava Freccia, che in questo periodo mi hanno dimostrato grande affetto e grande interesse nei confronti di questa rubrica, e questo è veramente un grande piacere e un onore per me. In modo particolare devo dire che ha riscontrato un particolare favore la puntata in cui avevo iniziato a parlare dei testi delle canzoni country. Voi sapete che io molto spesso parlo dell'importanza della parola, e tra i tanti percorsi, sapete che in qualche modo stiamo tracciando diversi percorsi in questa rubrica, e tra i tanti che ho voluto intraprendere ce n'è anche uno che appunto ci porta attraverso quelli che sono per l'appunto i testi, per appunto le parole delle canzoni della musica country, seguendo delle sorte di leitmotiv, delle sorte di denominatori comuni, di elementi comuni che ricorrono in quelli che sono appunto molti, non dico tutti, ma sicuramente tantissimi brani country, per capire un attimino che cosa rappresentano un po', perché ci sono questi punti in comune, e tutto sommato sono questi aspetti, questi temi, tanto rappresentativi del genere country quanto un determinato tipo di musicalità e appunto di melodia, che altri esperti molto più bravi di me sicuramente vi spiegheranno. Allora, l'altra volta abbiamo parlato, anzi qualche volta fa abbiamo parlato della ricorrenza del tema religioso, del tema della spiritualità, della religione, di Dio. Oggi vorrei parlarvi di qualcos'altro, del viaggio. Il viaggio, in modo particolare il viaggio, ne parleremo anche nella prossima puntata in modo diverso, ma oggi vorrei vedere il viaggio come ritorno a casa. È un qualcosa che troviamo spessissimo nella musica country in generale, il ritorno a casa attraverso anche un determinato itinerario, un determinato percorso fatto di città, fatto di stati, e questo ritorno a casa, un po' come se fosse la terra promessa, ha una valenza quasi mistica. Tutti conosciamo, chi non conosce Take Me Home Country Roads, okay, che è stata resa famosa appunto da John Denver, che è uno dei tormentoni della musica country, in senso positivo, naturalmente un brano bellissimo. Un po' più a nord, Chris LeDoux ci diceva Take Me Home to Old Wyoming, quindi un po' lo stesso senso di ritorno a casa, di ritorno alle origini, in quello che è lo stato che in qualche modo rappresenta il modo di vivere di questi autori. John Denver in Country Roads ci parla del West Virginia, Chris LeDoux ci parla del Wyoming, stili di vita completamente diversi che vengono raccontati all'interno appunto di quelle che sono le loro tematiche ricorrenti, le loro discografie. Questa sorta di mitologia, questa sorta di leggenda del ritorno a casa si può inquadrare anche in diversi elementi tipici delle tematiche della musica country. Il ritorno a casa rispetto a che cosa? Il ritorno a casa del mandriano che vive lontano, che sposta appunto il bestiame, che in qualche modo passa stagioni intere lontano dal focolare domestico, che ha questa costante nostalgia di casa o della famiglia d'origine o della sua amata. Oppure il musicista che vive un po' da ramingo, che vive un pochino da zingaro, che è obbligato dalla sua arte a girare e in qualche modo poi ritorna a casa dopo questo pellegrinaggio artistico. Poi vedremo anche tra qualche puntata la guerra, anche il ritorno dalla guerra, la partenza e la volontà di ritorno a casa. Parliamo della guerra in Vietnam, ma parliamo naturalmente della guerra anche poi in senso generale. Ma in modo particolare per quel che riguarda i primi due punti che ho toccato, cioè quello dei mandriani, dei cowboys, e quello dei musicisti, la vita in qualche modo di queste persone che vivono, che sono costrette in qualche maniera a vivere lontano da casa e che soffrono di questa cosa, diventa a sua volta tema portante di moltissimi pezzi. Mi viene in mente in questo momento il pezzo meraviglioso e commovente Desperado degli Eagles. Mi viene in mente anche You Can See From the Road, sempre di Chris LeDoux.
ci parlano appunto di questa vita lontana dagli affetti che in qualche modo non consente alla persona in qualche modo di fermarsi e di costruire un effettivo, un solido focolare domestico di cui poter godere. Dicevamo prima, tanto spesso questo ritorno a casa avviene attraverso una sorta di itinerario, attraverso una sorta di percorso. Questo percorso implica una ripetizione quasi liturgica di nomi di città e di nomi di stati che ricorrono e ritornano. Voi molto difficilmente riuscirete a trovare un brano classico, country, che non contenga il nome di qualche stato o il nome di qualche città. In qualche modo questo ripetere il nome fa sì che la parola stessa, il nome stesso della città o dello stato o di alcuni elementi naturali, il Mississippi piuttosto che le montagne o quant'altro, assumano quasi una sorta di sacralità. E noi stessi che andiamo lì, anche se in quel momento non stiamo vivendo o vedendo nulla di particolare, in qualche modo per osmosi assimiliamo questo senso di sacralità che ci proviene da questa sorta di liturgia che viene ripetuta di volta in volta. Chi non conosce Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd? Tutti quanti la conosciamo, e l'Alabama in sé è uno chiaramente dei punti cardine per quel che riguarda appunto questa liturgia degli stati, ma non solo il Texas naturalmente è un altro degli elementi più ricorrenti, e lo troviamo esplicitamente nominato anche per quel che riguarda la musica. Per esempio tutti conosciamo If You're Gonna Play in Texas, ok, sempre degli Alabama, ma chi non conosce, chi in qualche modo non si è fatto trasportare dall'atmosfera di Amarillo by Morning di George Strait, per esempio. E poi potrei nominarvi veramente migliaia di brani, South of Santa Fe di Brooks and Dunn e via dicendo, potrei veramente nominarli, potremmo stare qui veramente ore e ore. E la cosa un po' particolare è che Nashville che è secondo l'immaginario collettivo la patria e in qualche modo la terra promessa, no, della musica, non sempre viene vista, anzi quasi, non dico quasi mai, ma raramente viene vista in chiave veramente positiva nei testi country. Noi magari la sentiamo nominare e quindi in qualche modo pensiamo che venga in qualche modo esaltata, ma non è così. Vi faccio un esempio, uno per tutti anche in questo caso, False Post di Aaron Watson, no? Aaron Watson ci dice se dovessi andare a suonare a Nashville, in Tennessee, non sarei nient'altro che una marionetta nelle mani di un sistema. Preferisco restare qui con il mio cappello, con i miei jeans, con quello che è il mio modo di essere ed essere quello che sono in Texas. I suoi versi precisi sono: I'd rather be an old fence post in Texas than the king of Tennessee, no? Quindi preferisce essere in Texas, essere se stesso, piuttosto che essere il king, il re del Tennessee. Ultimo esempio che vi faccio, e ci tengo a farlo in modo particolare perché abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitarlo qui in Italia soltanto un paio di anni fa al Country Road, e si tratta appunto del grande Buddy Jewell. Il suo brano, che è meraviglioso, un brano che io adoro e quando lo sento mi getto in pista immediatamente per un suo step, che è Sweet Southern Comfort, ha proprio la caratteristica di parlarci effettivamente di questo itinerario. Lui parla di Carolina to Georgia, poi nomina addirittura citando Sweet Home Alabama e nomina il Mississippi, e cosa particolarmente ricorrente, particolarmente interessante, è che ci va a parlare di quella che è la Home Dixie. Cos'è questo Dixie? Dixie è quel nomignolo, ok, che si intende per parlare di tutto ciò che è relativo al sud degli Stati Uniti. È una sorta di, sì, di in qualche modo di nomignolo, di nickname, no? La Heart of Dixie è proprio l'Alabama alla fine, no? Quindi questo Home Dixie è la casa del sud, in qualche modo, e rappresenta tutto quello che c'è nel sud. Buddy Jewell
ci racconta proprio attraverso questo bellissimo brano che è Sweet Southern Comfort, ci parla dei Weepy Willows, dei Salici Piangenti, ci parla delle Rusty Cars, ok, delle macchine arrugginite. Ne abbiamo viste tante noi durante i nostri viaggi. Una cosa molto particolare è che in Italia vediamo poco, magari macchine anche abbandonate, macchine in qualche modo a volte malmesse dentro i cortili, e questa è una caratteristica un pochino degli Stati Uniti, e attraverso questi mezzi, le macchine, come anche attraverso i camion, il viaggio prende un'accezione un pochino diversa da quella che abbiamo trattato oggi. Ne parliamo la prossima settimana. Nel frattempo io vi lascio con un bacione grandissimo e un saluto a tutti quanti voi. E siamo sempre qua, ci mettiamo un po' di tempo perché, ripeto, la linea è sempre quella che è, ma sono davvero felice di essere venuta al Country Road. Ho il tempo Road. Di spinarmi una birra. Ecco, cioè, allora, io devo fare le corse con lui che va a prendersi la birra. E volevo salutare Stefano Franchetto, ciao carissimo, ciao a tutti. Pino Colella, che finalmente ci ha trovato, perché dice sempre con Sara che non ci trova mai. La nostra web TV la trovate, è un sito apposta, se andate su www.countrylive-webtv.net, lì dentro trovate tutti gli speciali, tutti gli eventi, anche tutte le dirette, sia le dirette che ho fatto tutti i mercoledì, che le puntate che vanno in onda ogni domenica sera su Video Brescia. Voglio sottolineare, non l'ho ancora detto qui davanti ad Igor, che noi siamo i primi ad avere una trasmissione di country a 360 gradi, non soltanto sul web, ma anche sulla TV tradizionale. Siamo proprio i primi, perché Video Brescia ci trasmette ogni domenica dalle ore 22. E questa trasmissione a Video Brescia è nata proprio perché hanno visto le puntate in diretta del mercoledì e hanno detto: caspita, ma è una bella cosa, facciamola, tu pensa? Un anno che la tizia ci lavora dietro, cioè, più che meritato, perché ci dà anima e corpo ed è bravissima, poi si vede l'energia. Non vi dico che energia è andata fuori qui oggi per far andare tutto. Ragazzi, sono arrivata alle 3 per riuscire a far andare tutto qua, perché fra linea e non linea mi è saltato anche la scheda audio del computer. Sono un po' disperata, ma sono felicissima che ci sia non soltanto Pino Colella, ma anche Fiorenza. Le mando un bacione enorme. Un saluto ovviamente a Susanna Ghignone, che si è collegata, ciao. E Stefano Franchetto dice: Igor, ciao! Ciao Stefano. Allora, so che farà la prima uscita di quest'anno con il suo gruppo anche. Dove? Qui a Country Road? Ma no, lui fa un altro tipo di musica, musica rock. Adesso non mi ricordo dove, ma so che la fa, perciò. Ecco, Stefano. Stefano Franchetto, metti un po' di indizi per venire a sentirti suonare. Ecco, allora, ecco, sulla chat, metti indizi. Allora, volevo ringraziare, scusate che noi facciamo un po' di trambusto, in realtà è stata molto bella la puntata di Sara, perché ha affrontato un altro discorso, che è le canzoni, i testi delle canzoni, che noi effettivamente, come ogni tanto ricorda, le cantichiamo, ci piacciono anche, e magari le ballichiamo, e magari la canzone in realtà sta parlando di una cosa triste, di una tragedia, eccetera, ma noi, non sapendo l'inglese... La maggior parte delle canzoni parlano di cose tristi, non tutte, però un buon 80-90%. È così. Sì, sì, sì. E quindi grazie a Sara, come sempre, perché lei con la sua rubrica L'Ottava Freccia ci sensibilizza ogni volta su qualcosa di estremamente particolare. Io poi, quando sono arrivata Sara qui, la prima cosa che ho detto a Igor è stata: ma che bella è stata la puntata della volta scorsa dove hai collegato il cavallo al two step, al ballo, cioè sì, al tempo. All'andamento musicale. Principalmente, perché il cavallo è comunque un animale che ha, come tutti gli animali, hanno un loro ritmo, hanno un loro modo di interpretare la loro vita. E io ho sentito una volta, che mi ha fatto pensare a questa cosa, ci ho ripensato quando ho sentito Sara, ad Anchise Bolchi, che ha ripreso gli albori della musica country come veniva interpretata in Arizona, in Kentucky, dove veniva preso proprio l'andatura del cavallo e hanno formato le prime note musicali per ricordare ai cowboy quello che stavano facendo. Ed era bellissima la storia raccontata da Anchise, dove faceva vedere il tempo del passo, il tempo del trotto, il tempo del galoppo, del canterino, rapportato con il violino, perché lui suona il violino. E Sara, con la sua intervista, mi ha fatto ricordare queste cose, mettendo anche qualcosa in più di suo. Ed è bello vedere e vivere queste cose, chi piace un po' andare a fondo anche di certi argomenti collegati un po' al modo di vivere, al modo di vivere quella cultura.
Bellissima questa cosa. Allora Sara intanto mi sta dicendo, in realtà ne avevamo parlato proprio al Country Road con Pino e Fiorenza, che saluto, gli spiegavo come trovare la sua intervista. Ah beh, perché non ci trovava Pino. Vincenzo De Namles dice Susanna dagli USA. Vincenzo De Namles si è collegato e dice Susanna dagli USA. Susanna. Parlate in codice? Può essere. Cosa vuoi? Vincenzo, scrivimi sì, che sì. Non capisco. Invece dice Stefano Franchetto, hard rock, suono con i Bandius, scusami. Allo Star a Crava di Scorsè, sabato 27, grazie della pubblicità ragazzi, avanzate una birra. Lui, io non bevo. Sì, Sara sì. Albanese, grazie mille, mi fa molto piacere. Non capisco non più niente. Per ora non bevo, perché con quello che è successo oggi, ho detto che deve iniziare a bere. Ha detto, ragazzi, no, perché devo andare in diretta, non ce la faccio. Sì, assaggia. No, devi assaggiare. Tu adesso devi assaggiare. Assaggia. Andiamo col prossimo speciale sul Bel Festival. Dopo torno, aiuto! C'è la piena in mano, assaggia. E siamo qui sempre al Bel Festival, in questo bellissimo pertugino all'ingresso, dove uno ovviamente si deve iscrivere. Sto sentendo parlare francese, inglese, tedesco. È partita questa meravigliosa signora, che in realtà si chiama poi Paola, con un linguaggio strano. Ho detto, questa da chissà da dove venga, è veneto. È un linguaggio veneto. Paola, da dove vieni? Da Vicenza. È una Paola qualsiasi. Non è una Paola qualsiasi. Il cognome fa quasi. Sì. La sorella in diretta conosciamo Paola Pasini. Ma balli anche, quindi sei una assidua sostenitrice? Yes, più o meno sì, sta facendo i corsi da tuo fratello? No, ecco. Igor, allora no, sì. E questa cosa del Bel Festival com'è? Ti bellissima. Piace? Bellissima. Ho iniziato da tre anni. In cucina per patate. Infatti stavo per dire, strano che la sorella sia venuta a ballare tranquillamente, non a lavorare, no, infatti in cucina fa delle patate. Cucina, io e il marito. Perfetto, che meraviglia di festa. Quindi vi invitiamo tutti, perché le patate di Paola sono buonissime. Grazie. Patate con tolette. Brava, ci vediamo, allora noi stasera andiamo a mangiare dalla Paola. Ciao, vi aspettiamo qua. Ciao a tutti. Mezzo giro, comprendete? Tutto a posto, sì? Ok, ancora 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok, ora. Allora, siamo collegati, Vincenzo, scusa. Sono collegato. Quindi, guarda se è collegato. Allora, Vincenzo, scusaci davvero, Susanna dagli USA, ho capito. Susanna che ci sta seguendo, grazie infinite, grazie. Io in realtà, siccome sono terrorizzata di perdere la linea, non ho fatto il refresh, quindi non so quanti siete già collegati, ma Sara, che una volta ha fatto una puntata con me, eravamo arrivate a 3.370 persone collegate, non oso immaginare oggi con Igor e con tutto quello che sta accadendo. 227. Ma che 226? Arrivano i baci, arriva di tutto qua. Io saluto davvero tutti quelli che sono presenti, continuo a farvi vedere delle parti del Bel Festival per farvi capire un po' com'è in generale, però con Igor ovviamente chiedo. Intanto sono riuscito a fare i bere un goccio. Ho bevuto la birra! Era stella. Lo dico adesso. Sono astigmatica. No, in realtà non l'avevo mai provata. Atoito. Ah. Atoito, atto mio, atto tuo. Hai visto il mio gatto sull'orto tuo? Atoito, atto mio, atto tuo. E Vincenzo, aiuto, aiuto. No, la birra l'ho bevuta io. Vincenzo, cosa mi combini? Paola Caterina Pasin, ciao, che belli che siete. Paola, tesoro, ti ho appena fatto passare nello speciale dove appunto Barbara mi diceva non è una Paola qualunque, che era venuta a trovarti. Era pericolosa. Era venuta a trovarti e tu l'hai messa a pelare delle patate. Può essere.
adesso non mi ricordo, Paola, come dici può essere. Allora, l'altra cosa che volevo chiedere era invece, dimmi che cos'è il Cowboy Ride. Cowboy Ride è iniziato, l'idea c'era da una marea di tempo, quella di partire con una serata fissa qui al Country Road, dove dare evidenza alla musica suonata dal vivo e alla musica, anzi ha preso il nominio di musica triste. Perché? Ha iniziato a venire a lavorare al Cowboy Ride, che si fa ogni altro venerdì, DJ Madman. E lui è un DJ e si definisce il DJ di musica triste per quanto riguarda il country, che non è effettivamente musica triste, però è sempre musica che ti dà da pensare, da riflettere, ed è quella musica country legata a determinati valori, a sempre dei pezzi con una storia molto importante che stanno raccontando, che si sta vivendo. Ed è una serata nata per vivere la musica, non per ballarla. La si può ballare come two step, perché la vivi un po' come l'ho imparata io, quando c'è quella bella canzone romantica, questa me la voglio vivere con quella ragazza, allora vai, prendi la ragazza, la inviti a ballare. La line dance crea un'altra atmosfera. È più festaiola la line dance, è più coreografica? No, ha degli altri principi, è proprio collegata a dei principi completamente diversi. Mentre il two-step è collegato a vivere la canzone, a far vivere un'emozione, per come vivo io il two-step, far vivere un'emozione alla ragazza che inviti ad ballare, la line dance è fine a se stessa, te la vivi da solo, te la godi e te la vivi da solo, perciò è più... è più individuale, okay. Mentre il two step è trasferire la tua individualità all'altra persona, quella che inviti a ballare, che sia un ballo di coppia o che sia il two step è più facile far vivere la tua individualità. Il ballo di coppia comunque ha dei passi già programmati, già registrati, già fatti e quant'altro, perciò quelli sono al massimo il tuo modo di far fare quei determinati passi. Il two step invece è completamente diverso, vai a mettere con quella determinata frase della canzone, con quel ritornello, con quella enfasi, un determinato giro, un determinato modo di ballare anche senza fare delle varianti il two step e vivere questa canzone con la ragazza che hai invitato. E quello che si crea come atmosfera in questa serata è la birra che mi fa prendere. Sì, 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 no, è bravissimo, però sono affascinata, vedo anche voi che continuate a seguirci. Shh, ascolta, parla Igor, vai. parla Gesù. Cambiato nome. È bella atmosfera che si crea, che è comunque diversa, perché ha la possibilità di non solo ballare, ma di vivere la musica facendosi trascinare da quella che è la musica. Quando c'è la musica live al Cowboy Ride, il cantante non deve stare lì a cercare di far ballare la gente. Perché molte volte quando c'è la line dance, si chiama un gruppo per una serata line dance, il gruppo deve fare qualcosa che attiri per poter ballare la line dance. Perciò la gente va in pista, balla, si concentra sul ballo. Mentre con il two step, comunque con il semplice ascoltare questo cantante che cerca di mandare determinati messaggi con la musica che ha scelto, crea un'atmosfera diversa. È bellissimo. Allora, dopo io effettivamente chiedo una cosa velocissima, ma tanto ci state ascoltando tutto, vi dico, siete collegatissimi. È possibile, mi sbaglio, che ci siano più corsi di line dance che di two step? C'è questa voglia di imparare il two step e ci sono pochi corsi? Oppure si predilige la line dance per il problema che poi sono nati i balli di gruppo, per il fatto che comunque il two step si prefigge che tu devi avere un partner, invece la line dance può essere anche da solo perché ti butti in vista e vai. Lì andiamo sulla parte caratteriale delle persone. Quando fai una line dance sei indipendente, fai quello che vuoi, lo decidi e non devi dipendere da nessuno, perciò sei autonomo. La maggior parte delle persone predilige questa condizione. Quando invece vuoi vivere un qualche cosa sotto l'aspetto di condivisione, devi poter mettere te nei confronti di qualcun altro. Perciò il ballo di coppia è più profondo sotto certi aspetti. Ti mette in una condizione di mettere te stesso un po' più a nudo.
Ah, ok, ti fai un po' più... Esatto, nel country, si è evoluto, ha avuto molto più spazio qui in Italia proprio per quella possibilità di non dover dipendere da nessuno. Vai, balli, ti diverti, fai quello che vuoi, conosci gente nuova. Comunque hai delle interazioni, ma alla fine sei tu, fine a se stesso. Il ballo di coppia invece è comunque un po' diverso, un po' come il liscio. Il liscio nasce come ballo di coppia, non ha molte persone che lo vivono, se non quelli di una certa età che portano avanti una determinata tradizione, e perciò sotto alcuni aspetti è più profondo, però lo vivi in maniera diversa. Chi lo vive in maniera profonda mette tutto se stesso e lascia un po' da parte il divertimento. Okay. Nella line dance è molto invece importante più quello che è il divertimento. Ecco, ti sono due cose diverse, sono due divertimenti diversi tra di loro, perciò è giusto che ogni persona viva quello che più fa parte della persona. Certo. Molte ragazze vengono, guarda, io faccio la line dance proprio perché non devo condividere con nessuno, dipendere da qualcuno per fare questa determinata cosa, e sono indipendente. E lo vivono in maniera molto, come si può dire, serena, contenti serena, anche. Sì, di fare una cosa così. Fare quella determinata serata con balli di coppia, le stesse persone non si troverebbero più a loro agio. Per quello c'è questa diversità. Ok, ok. Ma guarda te. Allora, io nel frattempo, che il grande misto, il guru Igor Pasin ha parlato del tuo step, volevo salutare Barbara Cosato, abbiamo parlato di te. Abbiamo parlato di te fino adesso, grazie, che è un piacere vederti qui con me, che Igor parla pochissimo, è vero. Oddio. Parliamone. No, è vero, era ironico. Barbarina, sappi che abbiamo pensato di registrare delle puntate di Two Step e aspettiamo che tu venga qua perché serve la figura femminile. E direi che figura femminile. Allora, io vi lascerei con... Se di parte devi soltanto stare zitto. Allora, io vi lascerei con il quarto piccolo frammento che ho realizzato sempre sul Belt Festival, perché così intanto dietro le quinte cerchiamo di mettere a posto le altre cose che vengono a mancare. Ok, a voi. Non ce la faremo. Non ce la faremo mai, arriveremo fino a puntata che siamo ancora lì, che montiamo della roba. Per tutti voi, Belt Festival. E siamo sempre al Belt Festival, la sesta edizione 2017, non potevano mancare Cristi Bulls, ragazzi, qui con me Stefano, la meravigliosa Leda e anche la grande Anna, che poi vi spiegherà chi è. Stefano, che cosa vuol dire Belt Festival per voi del settore? Ma è il Belt Festival per noi del settore è un, come dire, è un marchio, una garanzia, come si dice. Nel senso che, a parte che per noi in particolare, noi siamo proprio partiti da qua, quindi abbiamo cominciato con Igor, insomma, tutto il nostro percorso, così, il nostro progetto. Però il Belt Festival è comunque a livello nazionale e anche internazionale riconosciuto come uno dei festival storici. Poi in questa edizione in particolare c'è stata una cosa che ha dimostrato ancora di più quanto, come dire, cioè quando l'organizzazione, tra virgolette, Igor Pasin, che è personaggio, tu sai che noi siamo molto affezionati a lui per tutta una serie di motivi, ma anche per merito suo, sia, come dire, omologato come proprio organizzatore di festival, esatto, perché con quello che è successo, sai, di ieri sera, questa grandinata pazzesca, un tornado che ha distrutto automobili, cioè una roba pazzesca. Qua era tutto un acquitrino, dove siamo noi adesso c'era l'acqua, sono arrivati 3 camion di ghiaia stamattina, insomma, cioè adesso chi arriva adesso non se ne accorge, cioè non può rendersi conto di qua. Ecco, questo secondo me è proprio lo spirito del festival. Io dico country perché però comunque diciamo di una vera buona organizzazione fatta con grande passione e grande competenza, grande professionalità. Leda, suonerete, immagino, canterete stasera con i Cresti Bulls o siete qui in ferie? No, siamo qua come Crazy Bulls Ballet, perché stasera Anna gareggia e gareggia con una sua coreografia su una nostra canzone, e stasera speriamo che vada tutto bene. Emozionatissimi, quindi. Assolutamente, sì. Thank you.
Belt Festival 2017, sesta edizione, non può mancare la grande scrittrice Sara Albanese. È un piacere rivederti, sei splendida. Grazie, è un piacere per me rivedere voi, veramente. È anche un piacere essere in questo fantastico festival, in questa cornice meravigliosa. Che effetto fa essere all'interno di un Belt Festival così importante con i tuoi bellissimi libri? Ma guarda, devo dire che è un'emozione bellissima, perché comunque, allora, intanto il country road io inizio a sentirlo sempre più casa mia, perché un po' tra presentazioni, cose, tutto sommato io e i miei libri, perché sono la mia emanazione, siamo diventati un po' stanziali, no? E quindi, per cui questo è proprio il coronamento, no? È un po' la ciliegina sulla torta. È un evento meraviglioso, e sai qual è la cosa più bella? Che freddo ne abbiamo avuto tanto, ma freddo a livello umano proprio per niente. Cioè, veramente è la cosa bella, persone anche straniere unite che veramente si divertono nello spirito migliore possibile. Questa è una rarità, per cui insomma veramente grazie a Igor, grazie al Country Road, perché è una perla per chi ama questo genere, questo mondo. Siamo sempre al Bel Festival, ovviamente in questa tre giorni di country puro, e qui non poteva mancare il grande Gianlu TX. Gianluca, è un piacere rivederti. Ciao Tiziano, tutto bene? Benissimo. Allora dai, cosa mi racconti, cosa ti sembra questo Belt Festival in questa location che è fuori da tutti gli schemi che uno pensa nel country in Italia? È vero. DJ country molto famoso, e DJ è una parola sbagliata, perché lui in realtà è un esperto, un conoscitore puro di quello che è il country. Perché voi che magari siete al mio livello pensate bello il country è tutto uguale, invece non potete capire che mondo vario c'è sotto la parola country. È vero Gianluca? Allora, io più che DJ sono un selezionatore musicale, DJ fanno altro. Vedi che avevo sbagliato. No, è che il termine DJ è un'accezione comune, però in realtà per quanto riguarda il country, cioè, è più una sorta di selezione musicale. Diciamo che tra i vari generi country a me piace una certa branca del country, che è quella che vogliamo dire nasce in Texas e poi magari si sposta in Oklahoma e robe varie e così. E diciamo che preferisco quel genere di country lì. Ho fatto la mia scelta, quest'anno divento maggiorenne della musica country, quindi capisci che dopo 18 anni uno si può permettere di fare delle scelte, no? E siamo qua. Allora, stavo dicendo giustamente, un bacione grande a Barbara, che ci sta ricordando che, visto che parlavamo dei Cowboy Rider, c'è una pagina per ricordare, per condividere i ricordi delle serate e per sapere informazioni sulle prossime. C'è questa pagina che si chiama Cowboy Ride al Country Road. Parliamo di questa cosa, vai. Vado? Vai, tocca a te. Okay. Sei in diretta. Sì. Sei in diretta, va. Ciao a tutti. 2 febbraio la prossima data del Cowboy Ride, dove ci saranno i John Denver Project Band come gruppo dal vivo che ci terranno compagnia. Sarà informazione ridotta, perché qui principalmente miro ad avere la musica un po' più in acustico, c'è più contatto con il pubblico, anche perché non ci sarà quella ressa di migliaia di persone. Perciò possiamo vivere molto di più sia la musica che i personaggi, dopo che hanno finito di cantare, per poter fare domande, per poter condividere e vivere queste passioni. E niente, ci saranno sempre i nostri DJ, Gianlu TX e DJ Madman, DJ della musica triste. Questo speriamo è bellissimo. Speriamo che ogni qualche volta al venerdì ci raggiunga anche DJ Renegade, che è il DJ che abbiamo fisso qui Country Road. E che ha una grande passione anche lui per la musica, che non ti può dare molto di quelli che sono i suoi gusti per quanto riguarda il Cowboy Ride. E niente, perciò il 16 di febbraio invece faremo una serata dedicata a Garth Brooks. Oh. Perciò uno dei più grandi cantanti per quanto riguarda il New Country, ha venduto una marea di dischi, ha fatto dei concerti veramente molto molto importanti come presenze musicali. Pensate al Central Park, New York, lui da solo ha fatto 2 milioni di presenze. Pensavo, sono
e dedicheremo una serata, non sarà solo musica da Brooks logicamente, ma un 50% saranno sue canzoni, dove interverranno vari artisti e proporranno dei brani di loro interpretazione riguardanti appunto Garth Brooks. Detto ciò, Barbara, se ci siamo dimenticati qualcosa diccelo. Io saluto Carmela Troviso, che è arrivata, si è collegata in questo momento, la nostra giornalista che fa una recensione ogni volta alla fine di ogni puntata, così ci dice un po' se stiamo usando la direzione giusta, se va spostato un po' il timone, il tiro. Grazie. Ma direi che ci siamo. Io ripeto, non riesco a darvi il totale delle persone che abbiamo raggiunto con questa diretta di oggi davvero singolare qui dal Country Road Parco Lonzina nel Colli Euganei vicino a Padova, perché ho paura di spostare il computer, visto che io sono qui dalle 3 e sto cercando di mettere a posto tutto, che è stato davvero complicatissimo, perché continueremo anche dopo a cercare di mettere in ordine. Microfonate quell'uomo, perché al microfono sì, lo so, e va, non va Barbara? Non funziona, me l'ha rotto, ecco, si sente solo me? Sono contenta, grazie Barbara. Daria Vitalba si sta collegando in questo momento, la saluto tantissimo. Io ti volevo chiedere anche delle altre cose. Grande Igor dice, ditemelo se non si sente lui, eh. Ti volevo chiedere anche delle altre cose. Mannaggia, adesso mi sfuggono. È importante avere le idee chiare. E poco confuse, il mio amoroso mi dice sempre, poche idee molto confuse. Allora adesso vi lascio con l'intervista che avevo promesso fin dall'inizio dei nostri simpaticissimi amici, che sono Monica e Vincenzo di The Numbless, quelli che prima hanno detto Ito, Ita, Ito, che non ho capito. E intanto cerco di capire perché il microfono di Igor non va, ma oggi è successo di tutto, è la puntata numero 17 e mi aspetto che succeda ben altro. Intanto vi lascio con l'intervista di Monica e Vincenzo, The Numbless. E siamo sempre qui al Belt Festival, sono arrivata nel punto del potere dove si mescolano le carte, si gestisce tutto il Belt Festival. E ovviamente chi c'è? Vincenzo The Numbless con la magica Monica. Ciao ragazzi, è un piacere rivedervi. Ciao anche a me, piacere nostro. Ciao. Allora Vincenzo, che cosa farai questa sera qua, a parte aiutare i ragazzi a fare i turni nell'avvicendarsi qui a questa bellissima postazione? Vabbè, stasera, dai, per il secondo anno mi hanno chiesto di presentare in collaborazione con Stefano Bandini il Bel Festival, onorato, ho accettato, e poi faremo anche insomma un contest, una gara, una coreografia nostra, come dal 2012 quando è nato il Bel Festival ad oggi, sempre presenti. La gara chi la fa, anche Monica? Sì, sì, io e i nostri ragazzi. Siamo... Chi è il coreografo della scuola? Tutte e due? Sì. Sì, condividiamo tutto. Tutto, allora, bene. Che cos'è il Bel Festival per voi che lo vivete? Allora, il Bel Festival noi l'abbiamo conosciuto nel 2012, quando nasce. È una realtà a 360 gradi. Noi già maestri, già ballerini, ci mancava questo tassello, che praticamente il Bel Festival è stato il primo posto dove è stato rappresentato quello che ormai è etichettato come Catalan Style, Honky Tonky, e Igor è stato il promotore. Quindi per la prima volta in Italia... Ci siamo. Stavo cercando di... non ho capito cos'è accaduto e se va il computer... E aveva finito la trasmissione, penso. Ok, allora io ho provato, ma il microfono di Igor è quello attaccato al mio, quindi dovrebbe andare. Spero che lo sentiate. Allora, volevo parlare. Non è che sono attaccato a lei. No, è qui, attaccato qui al... Cioè, ragazzi, sì, è la puntata numero 17, non capiamo più nulla in realtà. E ecco, sì, va, volume più basso rispetto a Tiziana. E Barbara, grazie. Stavo pensando che o te lo metti più su, perché non... Microfono bene, così si sente. Prova a vedere se così si senta. Allora, io nel frattempo, che voi siete così carini, se avete delle altre domande per Igor, volentierissimo, perché visto che l'abbiamo qui di fianco, insomma, un po' lo sfruttiamo. Ripeto per chi si è collegato adesso, che in realtà io ho fatto proprio una fuga, visto che non è molto lontano il Country Road da dove abito attualmente io, ho proprio provato a telefonare a vedere se potevo venire su, è stata velocissima la cosa, solo che sono venuta su, ma in realtà qui chi è stato lo sa, è un posto meraviglioso, giustamente. Diamo spazio alla natura, ma ovviamente dove c'è tanta natura poi dopo la DSL non è che vada tanto, per cui ho lavorato un'ora per cercare di far funzionare tutto, e nel momento in cui siamo partiti in realtà eravamo un po' dubbiosi, è per quello che continuiamo ad aggiustare la puntata mano a mano che ci ascoltate. Vi volevo dire una cosa,
A quelli che si sono collegati adesso ricordo che tutte le puntate di Country Live in diretta, ed oggi siamo alla 17ª puntata, se volete rivederle le trovate oltre che sulla pagina Facebook, ma poi dovete anche cercarvele, se voi andate sul sito ufficiale della TV che è www.countrylive-webtv.net, proprio nell'home page ci sono le due foto, in una entrate c'è la pagina con l'elenco di tutte le 17 puntate, io le ho messe anche su YouTube, per cui chi non ha Facebook le può vedere, e nell'altra invece c'è scritto Country Live su Video Brescia, perché dovete sapere che Country Live è nata da una mia idea, visto che avevo tutto questo archivio meraviglioso grazie a Igor, grazie a Sara, grazie a Marilu, Teseo di Italian Country Families, Lori DJ, a tutte le persone che mi hanno in questi anni sopportato e supportato, e quando arrivavo con la mia telecamera a fare le interviste invece di mandarmi a quel paese hanno detto di sì. Con tutto questo bel archivio, un pomeriggio ho ben pensato di dire adesso comincio e faccio le dirette, vediamo, volevo condividere con voi tutto il meraviglioso mondo che avevo a mia disposizione. Beh, è nato per gioco un mercoledì pomeriggio di qualche mese fa, a Natale che c'era Sara con me a casa mia, abbiamo raggiunto le 3.370 persone. Non riesco a vedere oggi quanto siamo, ma saremo sicuramente il doppio, guarda, per quello che è accaduto oggi. Però volevo dire che da questo pomeriggio insieme delle ore 17 del mercoledì è nata una vera e propria trasmissione televisiva, perché Video Brescia ha telefonato, ha detto è bellissima, non esiste una trasmissione di country a tutto tondo che parli di cultura, non solo di ballo e di musica, ma anche di tradizione, di storia, di spiritualità, la mettiamo anche in TV. Quindi noi siamo i primi Country Live ad avere non soltanto una trasmissione di country a 360 gradi sul web, ma ad averla anche in TV. E io vi aspetto tutte le domeniche sere alle ore 22 su Video Brescia, che è il canale digitale 273 per tutti gli amici della Lombardia. Per chi non risiede nella zona di copertura, se va sul sito proprio di Video Brescia ci vede, perché hanno lo streaming che va benissimo, tutt'al più io faccio poi le repliche nelle giornate successive. Questo per dirvi un po', e adesso vi dico che Enerjoy 2018 è ripartita, Enerjoy il ballo che unisce. L'anno scorso anche Igor Pasinco, Country Lovers, fece Lovers, scusatemi, l'inglese Sara, mi fece una coreografia. Quindi vi invito ad iscrivervi, a partecipare, l'iscrizione è gratuita. La cosa importante da fare è creare una coreografia su una musica che prediligete, quindi una musica che scegliete voi, che sia facile, perché il pubblico la deve facilmente apprendere, quindi è una cosa proprio semplice per far vedere che il country è semplice, si può imparare in fretta, e per invitare il pubblico a iscriversi a queste bellissime scuole, no? Quindi deve essere nuova, inedita, rimanere nascosta fino a che non la pubblicheremo sulla nostra partner storica che è Radio Bruno. Igor mi ha già detto di sì, Stefano dei Valceno Country Dance c'è Marilu di Italian Country Family c'è, aspetto tutte le altre scuole che hanno voglia di fare una coreografia semplice per noi. Poi le cose serie ci sono, il bel festival c'è, le altre gare ci sono. A me serve Enerjoy il ballo che unisce per invitare la gente che non va a ballare a venire a ballare, perché ci sono anche le cose semplici per loro. Poi dopo ovviamente il percorso, no, di difficoltà lo faranno all'interno con i propri maestri. Quindi Enerjoy 2018 è aperta, scrivetemi a info@passesuoni.net. Igor, eccolo qui. Sappiate che parla così anche quando c'è la pausa. È una cosa. Non è vero! Sì, è benissimo! Igor, ti piace più il two step o la line dance? No, sono due cose diverse. Me l'hai detto prima, volevo fregarti. Allora, ti piace più? Ma domanda. Ogni tanto spazi nella line dance degli altri? Io per star bene ho bisogno di tutte e due le cose. Di tutte e due le cose. Il two step era venuto a mancarmi. Ecco. Con la scusa del cowboy ride che è stata creata questa serata, ecco che sono andato a dare una soluzione a questo problema. Perciò il sabato la line dance, che me la vivo in una determinata maniera e mi piace moltissimo, e il venerdì, ogni altro venerdì c'è quella che può essere la serata. Eccoci. Allora, io avrei
finito con questa puntata che direi è durata 1 ora e 6 minuti, mai successo, mai registrato. Poi dopo vi elencherò sotto tutte le persone che si sono collegate, visto che la nostra puntata di Country Live la seguono anche dall'estero, dall'America in particolar modo. Abbiamo amici dalla Georgia, dal Massachusetts, dall'Ontario, ma anche dalla Germania, come ci ha scritto il nostro Mike, che ha detto: datemi informazioni perché io vado a febbraio, sono al Country, adesso non lo trovo, ma comunque lo sfoglierò e lo vedo. Daria che mi chiede sì, il Festival di Berlino, e gli daremo informazioni su Country Live. Noi intanto stiamo confabulando per organizzare delle cose e vi faremo sapere. Cos'altro vuoi dire ai nostri amici prima di chiudere questa meravigliosa puntata, direi articolata a livello tecnico, di tutto è successo? Beh, abbiamo fatto molte puntate, io ho fatto un bel po' di puntate per quanto riguarda questa trasmissione e mi piace tantissimo. Però ho avuto anche dei riscontri, ci sono persone che mi chiamano e mi fanno delle domande, vogliono avere qualche informazione in più. Quella che è la richiesta più grande riguarda proprio i maestri di ballo, dato che io ho un programma che forma di maestri di ballo e quant'altro. Ah, ok. Perciò per la prossima puntata magari diamo un po' di più luce su queste informazioni, dato che sono sulla punta della lingua, sulla curiosità delle persone che incontrano. Perfetto, poi ovviamente parleremo anche del CMDA, come sta andando? No, sta andando bene, con calma, perché bisogna misurare tutti i passi. Le cose vanno fatte sempre bene. Però sta bene. Perfetto, allora io non so come ringraziarvi. Chiara, un bacio a Chiara Sgavicchia che sta guardando in questo momento anche lei Country Live. Mi dispiace davvero lasciarvi perché è una puntata densa di amici che ci stanno guardando, ma purtroppo direi che finiamo qui, anche perché noi dobbiamo lavorare per voi. Voi non lo sapete, ma dobbiamo registrare tutte le puntate che andranno in onda su Video Brescia e altro. Ci volete venire qua e quanto stavolta stiamo ancora facendo? No, io vorrei andarmi a casa prima, ragazzi. Allora io vi ringrazio tutti voi che vi siete collegati con così tanto affetto, con così tanta simpatia. È un piacere stare con voi, ripeto, se potessi verrei su ogni mercoledì, ma davvero è stata un'installazione della puntata davvero complicata. Fortuna che siamo arrivati a farla, se voi ci avete seguito vuol dire che poi insomma si è riusciti a gustarsela. Grazie che siete sempre così numerosi, che ci seguite con così tanto affetto. Vi aspetto domenica sera alle ore 22 su Video Brescia per un'altra puntata di appunto Country Live, e noi ci vediamo per un'altra diretta sempre mercoledì prossimo dalle ore 17. Igor, grazie. Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti e alla prossima. Grazie. Signori, grazie, è stato un piacere, buon proseguimento di serata. Un bacio a tutti gli amici che ci hanno scritto meravigliosi. Ciao!